essenziale ovviamente in fase di asciugatura, in fase di styling, utilizzare anche dei prodotti senza siliconi. Voi sapete che io non sono una talebana dei siliconi, non sono contro i siliconi, vi dico solo di utilizzarli con consapevolezza in base alla vostra tipologia di capelli. Anche questo argomento è stato ampiamente approfondito qui sul sito, ci sono ben 3 video al riguardo. Vi consiglio di andare a vederli e vi lascio ovviamente anche il link, ma è evidente che i prodotti termoprotettori esistono perché secondo me non esiste alcun prodotto che possa proteggere le nostre lunghezze, i nostri capelli da 250-300 gradi di calore. Per quanto possa applicare appunto una pellicola protettiva di siliconi sopra, volete dirmi che non arriva il calore al capello sotto? Per quanto protettiva possa essere, ho i miei dubbi al riguardo. Ovviamente è meglio utilizzare qualcosa piuttosto che niente, però avete sempre un occhio di riguardo alla tipologia di styling che andate ad adoperare. Io preferisco i famosi curl formers perché me lo state sempre chiedendo che tipo di prodotti utilizzo per creare i capelli mossi. Ovviamente io utilizzo, come vi dicevo nel video dedicato alla mia hair care routine, se volete ve lo linko, utilizzo anche a volte o la spazzola proprio per riuscire a creare le onde, oppure anche un ferro. No, è l'eccezione, non è quello che faccio tutte le settimane. O in alternativa ci sono anche questi, non saprei neanche come si chiamano, questi bigodini, però devo dire che a me il Mossus con questi non mi piace tanto. Preferisco di gran lunga i curl formers che sono favolosi perché devo dire che tengono anche, se sono fini, non tendono a non tenere il mosso, il riccio, tendono comunque a sformarsi in una maniera molto molto bella. Quindi io ve li straconsiglio questi se assolutamente ci tenete a non bruciare i vostri capelli. Into this evening, nobody knows where we could be, where we could go, where we could go. E a livello di lacche, perché me lo stavate chiedendo, vediamo se le trovo. C'è questa lacca della Noah che trovate in tutti i negozi Tigotà, che è senza siliconi, senza parabeni, senza paraffina, oli minerali e così via, che però devo dire che come tenuta è leggermente appiccicosa, quindi direi che è un compromesso a cui si può ricorrere. E poi ci sono le lacche, adesso vado a prenderla perché non ce l'ho qua stranamente. C'è un'altra lacca che è appunto senza silicone alle erbe, che è favolosa, vi faccio la foto e ve la posto qui. Vi ho promesso che andavo a prenderla, eccola qui, e devo dire che è super comoda perché rispetto a quella della Noah è molto più piccolina, è sempre senza siliconi anche questa. Un format molto comodo, un format da viaggio, anche questo della Rausch è senza siliconi e come format, come dicevo, è ottimo perché per chi viaggia tanto o comunque si sposta in aereo è un format veramente comodo da portarsi dietro. Spero di avervi detto tutto e sarei super curiosa di sapere quali sono gli accorgimenti che prendete voi per i vostri capelli, per averli belli e sani. Non esitate a condividerlo qui nei commenti. Vi ricordo anche che vi aspetto anche su Instagram con Beautylicious Delights Rosalia, anche per un approccio e un interfacciarsi più veloce, quasi istantaneo. E ricordatevi di lasciare il solito like e noi ci sentiamo nel prossimo tutorial. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!